3 nuovissimi ospedali ed una nuova centrale operativa del 118 con eliporto e hangar. L'Abruzzo fa sul serio la giunta guidata da Marco Marsilio, che ha firmato un nuovo accordo di programma con il Ministero per l'Edilizia Sanitaria. 320 milioni per 3 nuovi ospedali ad Avezzano, Lanciano e soprattutto Vasto. Quest'ultimo si candida ad essere un ospedale interregionale che di fatto surclasserebbe il Malconcio San Timoteo di Termoli. In effetti la notizia non è certo un fulmine a ciel sereno, insomma, anche perché da anni che già e noi ripetutamente avevamo invitato la nostra classe dirigente politica all'attenzione, perché è da anni che c'era una programmazione e un'organizzazione di una rete ospedaliera che prevedeva già 5 ospedali nuovi. Il Molise avrebbe potuto anticipare l'Abruzzo potenziando il San Timoteo. Felice usa parole durissime. Noi già avevamo un edificio nuovo, un presidio ospedale San Timoteo. A noi bastava soltanto potenziarlo con nuova tecnologia e personale, ciò che invece l'Abruzzo si ritrova addirittura a realizzare prima gli opifici ancora nuovi. Quindi questo è l'amarezza. Significa che oramai effettivamente forse era voluto. Allora, se la nostra classe dirigente voleva questo, l'ha ottenuta, anche perché anche i cittadini, penso che pure voi potete verificare, ormai si sono assuefatti nell'idea e quasi non pregano che quando prima avvenga una struttura nuova sanitaria capace di soddisfare pure queste le nostre esigenze. E non risparmia critiche neppure il sindaco di Termoli, Francesco Roberto. Innanzitutto questo non è un fulmine a ciel sereno, sono anni che ho tirato fuori questa notizia che viene da accordi pregressi. Devo dire purtroppo che a distanza di 10 anni per il San Timoteo ancora non si fa nulla, anche nel riuscire ad aprire un reparto come emodinamica. Si parla di concorsi di cardiologi ma non si parla di specialisti di emodinamica, quindi ho molti dubbi su quello che potrà fare la regione e che sta mettendo in campo per fare la regione, ad eccezione di sentire che utilizzeranno 14 milioni di euro per adeguamento sismico della struttura. Non credo che questo sia il vero problema del San Timoteo. San Timoteo che dovrà rinunciare anche a Nicola Rocchia, nuovo primario del pronto soccorso del Cardarelli. Per Nicola gli possiamo semplicemente fare un in bocca al lupo, e anche questo tutto sommato diventerà un problema per capire chi sarà il sostituto di Nicola Rocchia, perché finora il pronto soccorso di Termoli è servito proprio a sopperire alla carenza di organico e di infrastrutture e strutture sanitarie presenti su San Timoteo, e quindi eravamo costretti poi a delocalizzare i nostri pazienti in altre strutture. Speriamo che la politica regionale si dia una mossa riguardo a tutto questo.